Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su Quei Due su Server 2 con Max and the Curse of Brotherhood. Allora, ho sbloccato da poco il potere del fuoco, ve lo faccio vedere per chi non avesse seguito l'altro gameplay. Comunque, eccolo qui. Ci permette di lanciare una palla di fuoco violacea verso qualsiasi bersaglio. Ora, ha anche un altro potere. Come potete vedere, io non riesco ad arrivare, per esempio, in cima, qui dove c'è la radice. Ma se io faccio crescere un ramo e irradio il ramo con il potere del fuoco, poi posso sparare da qui. Ora, sapendo questa cosa, come cazzo faccio io ad arrivare là sopra? Allora, faccio crescere un ramo, ci appendo questo e poi devo tagliare qui. Che bello, ragazzi, che poi ti accorgi che gli enigmi sono anche facili. Solo che lì per lì non ci pensi affatto a fare certe cose. Questa è la caratteristica di un gioco fatto bene in genere, cioè nulla è impossibile, ma ti fa riflettere un pochino. Allora, irradiamo questo ramo con questo potere e lo usiamo per sfondare il muro. Yes, ho capito, ma a questo punto io cosa devo fare? Non posso fare molto in realtà. Io qui ho una liana, ma devo prima rompere questo muro per arrivarci. Oh 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 oh. Fermi, ho capito. Questo potere è un potere che io posso trasportare. Ora che il ramo è irradiato con questo potere di fuoco, io posso, sempre se il gioco me lo consente nella sua infinita bontà, ecco, posso spostare questo robo irradiato qui, cioè dove mi serve, e io faccio partire. Che soddisfazione, ragazzi, che soddisfazione. E dai, mi devo perdere sempre nelle cose più stronze, tipo attaccarmi a una liana e magari risolvo gli enigmi in 20 secondi. Ma ah, ok, vabbè, è facile, affanculo. No, è piuttosto facile in realtà. Irradiamo questo per poi colpire quest'altro tronco, per poi colpire questa fresca di tua sorella, per poi colpire in alto questo e per poi sfondare il muro. Qui era più che evidente il modus operandi da seguire. Wow. Non vedo l'ora di uscire da questa caverna, perché mi sto iniziando a stancare di questa ambientazione così calda, così rossa. Preferisco giocare nelle robe fredde dove c'è la neve. Odio il caldo, ragazzi, ho sempre odiato il caldo. Ok, adesso una cosa è sicura. Sicuro che debba spaccare sti tubi. Allora, adesso da qui mi sa che dobbiamo rompere questo tubo qui sotto. Yes. Però mi sa che ci conviene tagliare. No, niente. Qua sopra c'è un'altra cosa che dovrei rompere, credo. Sì, aspettate, forse devo far ricrescere un altro ramo e poi lo devo spingere. Sì? Così? Ok, a questo punto lo devo... però perché non mi sposti la fottuta inquadratura? Scusami, c'è un problema con la camera perché non si spostava. Invece è più che ovvio che... No, quell'occhio, come cazzo lo prendo? Wow. Bene. Vabbè, qui è abbastanza semplice da capire. Porco Giuda. Ok. Sì. Ragazzi, che culo. Al primo tentativo, quella mi sapeva di una roba che avrei dovuto ripetere per tutta la vita. Invece al primo tentativo... Vabbè, questo lo sospettavo, che con...
con il nuovo potere si potessero pestare i cattivoni. Era abbastanza evidente, diciamo. Ed è in effetti la prima forma di attacco che abbiamo in questo Max and the Curse of Brotherhood. La prima forma, in assoluto. Wow, 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 wow. Ok. E quello là sopra? Ti voglio picchiare. Ah, perfetto, perfetto, ok. Bellissimo, gli abbiamo fatto il trappolone multiplo. Perché mi sa che mi devo attaccare a questa catena. Dico, mi sa. Non sono sicurissimo. Ah, vedete la catena? No, non mi devo attaccare alla catena. Ok, ho capito. Praticamente io devo trascinarmi il ramo fin là per sfondare il muro. Però prima di trascinarmi il ramo me lo devo irradiare. Ecco qua. Ok. Ok, l'occhio di mustacio è preso. Però mi sa tanto che non ho risolto molto. Vabbè, questo lo possiamo anche lasciare qua, non ci frega nulla, anzi lo rompiamo. Quello che ci interessa capire è come diavolo possiamo fare per salire là sopra. Perché il problema numero uno è che non possiamo... Secondo me c'è un problema con la camera. È perché, guardate, qui io potrei fare qualcosa. Ma non ci fa cliccare. Spariamo a casaccio, magari. Ah, ok. Adesso mi ci fa andare. Queste cose sono veramente fastidiose. Ragazzi, mi scuso se ci ho messo una vita, ma non è colpa mia. È il gioco che ogni tanto c'ha queste cadute di stile molto gravi, secondo me. Per essere poi un platform di sto tipo, è importante che in un gioco del genere si abbia la possibilità di attivare della roba. Se l'inquadratura non te la fa attivare, son cazzi. Nuovo livello, sotterranei di Mustacio, capitolo 6, parte 1. Mustacio's dungeons, Max. Here his minions are present in great numbers. Keep your eyes open. Is Felix here? He is near. Ok, mio fratello vicino. Lì c'è una porta che sarebbe il caso di sfondare. E naturalmente sappiamo anche come fare. Perché mi prendo sempre i rami in testa? Ok. Wow! Sono cagato sotto. C'era un trappolone bello e buono. Giuda. È tosto, è tosto, bisogna mirare in fretta qui. Ok, quello è andato. Vabbè, si toglie prima di mezzo il cecchino là in alto. Magari si toglie di mezzo, cioè ci si prova. Molto difficile, io spero che non arrivino tipo in eterno, perché potrebbero anche arrivare in eterno. Non bisogna sbagliare nulla, bisogna essere precisi. Ok. Va bene. Sì.
Felix? Mamma mia, la complicanza. Cazzo. Allora, siccome le guardie dormono, ragioniamo. Mi sa che se io faccio un poco di casino, si svegliano. Qui in alto abbiamo una liana. Qui abbiamo un ramo. Allora. Sì, ok. Praticamente sono al sicuro. Adesso posso fare casino finché mi pare. Va bene. Fin qua ci siamo arrivati. Vai. Accendi il ramo. Ora io ho come la sensazione che sfondando questa porta possano venire fuori degli orchi. Va bene, niente orchi. Però c'è qualcosa che non mi torna. Merda. Allora, lo so che può risultare contorto il mio ragionamento, ma il mio ragionamento è questo. Se io da qui sparo qui e da qui sparo qui, apro la porta. E fin qui tutto bene. Questa porta si sfonda facilmente in questo modo. Ok, credo che sostanzialmente facendo ciò noi riusciamo a portare questo ramo dall'altra parte. Ramo che però andrebbe, ecco, riempito di fluido magico. Ottimo, la porta è andata e adesso manca solo l'ultima porta. Però possiamo, ecco qua, fare così. Ora io potrei non aver seguito proprio una procedura troppo corretta. Però magari se scendo un occhietto, sì. Aspettate, basta tagliare questo, portarlo qua dentro e usarlo per salire sull'occhio di mustacio. Ragazzi, quanto è interessante sto gioco, riesce a non ripetere mai un enigma, mai. Sono sempre diversi, incredibile. Ha senso fare quello che sto facendo? Probabilmente sì, ma devo farlo un po' meglio. Aspettate. Opla. Ok, e sono al piano di sopra. Ah, qui c'è un muro da rompere. Non è un problema. Dicevo, non è un problema, non così grosso. Non troppo però, aspettate, eh. Irradiamo questo. Qui ci costruiamo il nostro passerellone. Ecco, facciamo un bel cerchio. Ho fatto una cazzata, ma non fa niente. Oh, Madonna ragazzi, quanto è difficile, veramente tosto. Sfondiamo questa parete e poi ci vediamo nel prossimo gameplay, ragazzi.